Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere e oggi dobbiamo assolutamente trovare qualcuno con cui mangiare. Abbiamo nello scorso episodio cuccato con una suora, con la suora Zelena per la precisione, ed ora è arrivata ora di cena, quindi dobbiamo andare a cercare qualcuno con cui mangiare, che avevamo già visto, vero? Sì. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone a cui potrebbe piacere questo genere di videogioco. Allora, qui avevamo visto cosa c'è? Sì, avevamo già visto tutto. Detto ciò quindi, cerchiamo qualcuno con cui mangiare. Io andrei da Suor Cecilia, se possibile. Perché secondo me lei ci racconta qualcosa di interessante. Adesso riusciamo a trovarla. Abbazia superiore. Abbazia inferiore. Aspettate, no, è pranzo? Non è cena, è pranzo, giusto? Che ore sono in questo momento? C'è modo di vedere l'ora? Non sembra con il controller. Non sembra un modo di vedere l'ora. Cioè, non sembra esserci un modo di vedere l'ora. Vediamo, eh. Vabbè, qua abbiamo scoperto un sacco di cose. In più, vecchio Peter, Veronica, Volkberg, Werner, insomma, c'è un botto di informazioni da leggere, eh. È proprio una vera e propria indagine quella che dobbiamo fare per scoprire appunto chi è che ha assassinato il nobile, il barone. Lì c'è un coniglietto, però mi sa che non posso accarezzarlo. Salve, signore, salve Gertrude. Oh, possiamo parlare con Matilda. Ok. Dio vi benedica, maestro Mahler. Posso farvi qualche domanda, suor Matilda? Sapete che a madre Cecilia non piace che parliamo con gli uomini, a meno che non sia assolutamente necessario. Riguardo l'omicidio del barone, quindi è assolutamente necessario. Ah sì? È tragico. Ma cosa ha a che fare con me? Perché avete dovuto lasciare Kersau e trasferirvi in un eremo? Il barone Rothvogel aveva una predilezione per le giovani donne e appunto. Né i suoi voti matrimoniali né i voti delle donne sembravano avere molta importanza per lui. Un giorno, mentre mi dirigevo in città, mi sorprese nei pascoli esprimendo chiaramente i suoi interessi. Lasciala continuare. Ho rifiutato le sue avance. Pensavo sarebbe finita lì. Non è bastato perché ha fatto la stessa cosa il giorno dopo. E io l'ho rifiutato di nuovo. Perché non l'avete detto a madre Cecilia o a padre Mattias? No, lasciala continuare. Pensavo che se avessi portato pazienza, il problema sarebbe scomparso insieme a lui. Non avevo mai pensato che il barone fosse capace di fare ciò che ha fatto. Il terzo giorno mi aggredì mentre attraversavo i pascoli. Mi trascinò nella foresta dove poté fare di me ciò che voleva. Riuscì a ferirlo al collo. Questo salvò la mia virtù, ma lo fece infuriare. Mi picchiò fino allo sfinimento e mi abbandonò lì nel bosco. Attenzione. È un miracolo che non vi abbia uccisa. Sì, e di questo ringrazio Dio. Madre Cecilia mi allontanò da Kersau per la mia sicurezza fin quando non mi sono ripresa. Non mi fossi ripresa. Le ferite del mio corpo sono guarite, ma l'aggressione ha lasciato una cicatrice persistente nella mia mente. No, ma l'ha ucciso lei, cioè non vorrei dire nessuna di queste due cose. Devo dire che questo sembra un buon momento per uccidere il barone. Facciamo questa che è un po' più assertiva, ma cioè un po' più ipotetica, ecco. Ero arrabbiata, ero piena d'odio, un po' meno infamante e accusante. È vero, ma sono passati anni. Madre Cecilia e padre Thomas mi hanno aiutata a superare la rabbia e a trovare amore in questa comunità. Padre Thomas? Sì, padre Thomas è il nostro confessore. Possiamo parlare dei nostri problemi con madre Cecilia, ma solo un sacerdote può ascoltare le nostre confessioni. Suor Matilda, avete ricevuto uno strano biglietto di recente? Continuiamo a martellare che lei qua sta snocciolando tutto, eh? Sì, come lo avete saputo? Un presentimento fortunato. Il barone Rothvogel ne ricevette uno. Che cosa diceva? Ecco, guardate voi stesso.
Ricorda cosa ha fatto, la violenza che hai subito. L'uccello rosso vola. Mattutino. Capitolo. Rottvogel, l'uccello rosso. L'ho trovato nel mio letto, nel dormitorio delle suore. Potete tenerlo, se lo desiderate. Nel vostro letto? Chi avrebbe potuto metterlo lì? Quello che è entrato e di cui la suor cieca, Margherita mi sembra, ha sentito l'odore, sicuro. Le uniche persone ammesse oltre il giardino sono le suore. Non riesco a immaginare che sia stata una di loro, infatti. Madre Cecilia e suora Illuminata hanno una bella calligrafia, ma entrambe sono state così gentili con me. Grazie per il tempo che mi avete dedicato, sorella. Dio vi benedica, maestro Mahler. Ok. Margherita non ci dice nulla. Accarezza Musfanger, no, l'abbiamo già fatto. Sophie, fatto. Possiamo prendere però questa pala. Sulla lama di questa pala c'è del sangue. Strano, come? Credo che suor Matilda la usi in giardino. Dovrei chiederlo a lei. Quindi possiamo chiederle della pala insanguinata? Posso farvi qualche domanda, suor Matilda? Ok, va bene, solito dialogo. Devo farvi qualche domanda sulla vostra pala. La pala da giardino? Non direi che è mia, appartiene all'abbazia, solo che io la uso più delle altre sorelle. È sporca di sangue. L'ho usata di recente per uccidere dei coniglietti in giardino. Le altre sorelle sono troppo schizzinose per farlo. Non l'ho pulita perché tanto sarebbe finita di nuovo nella terra. Ma perché volete parlare della pala? Oh, capisco. No, non l'ho usata per uccidere il barone. Un uomo non è un coniglio. Grazie per il tempo che mi avete dedicato, sorella. Dio vi benedica, maestro Mahler. Ok, quindi... L'assassina di conigli, nota su suor Matilda. Va bene. Io andrei però, allora, a decifrare il messaggio. Ancora possiamo farlo. Abbiamo tempo, è pranzo, sicuramente quella porta sarà aperta. Quindi andiamo nel chiostro. Poi... Dovrebbe essere nel giardino grande, giusto? Di qui... Oh, salve, Gernò. Ah, non mi parla, peccato. No, è dall'altra parte, vero? Questi li avevo già visti, avevo già visto tutto qui. Cucina cantina, poi andremo anche in cucina cantina. Però in questo momento mi preme andare a vedere. No, qui c'è il... Sì, ci sono gli animali e basta. Il macello è ancora chiuso. Chissà cosa c'è nel macello. Dato che è sempre chiuso, probabilmente c'è qualcosa di strano. Questa interazione forse non l'abbiamo ancora fatta. Un monumento alla fondatrice dell'abbazia. È piuttosto recente. I fondi sono stati donati dai suoi discendenti. Ok. Aha, anche qui non abbiamo... Fratello Gerard è morto... Gerard, sì, è morto da un bel po' di tempo. Per quale motivo la sua tomba è stata violata? Infatti. Dovremmo chiedere conto a qualcuno lì, eh. Che qui non c'è nulla. Ci eravamo persi queste due interazioni qui molto, molto... importanti, specialmente la seconda. Ok, il vecchio bastione di qua. Ferenc, salve. Ah, Andreas, che periodo terribile. Davvero terribile. Un barone assassinato a Kersau. Questi sono davvero giorni bui. Fratello Piero. Lo ammetto, non me lo sarei mai aspettato da lui. Cosa gli sarà preso? Il diavolo può trasformare in mostri anche gli uomini più santi, priore Ferenc. Ma Piero? Sembra improbabile. Tutti gli uomini possono cedere alle tentazioni di Satana, Andreas. Anche i vecchi. Ma cosa ti porta qui? Hai bisogno di qualcosa? Allora. Non ora. Allora devo tornare ai miei doveri. Dio ti assista. Prima andiamo a decifrare il messaggio. Poi lo facciamo parlare, eh. Poi lo facciamo parlare. Ora che conosco il collegamento tra i simboli astrologici sul cifrario e quelli elementari sulla volvella, dovrei riuscire facilmente a decifrare la nota di Ferenc, appunto. E quindi cosa devo fare? Non credo. Ah, ok. Però come faccio a toglierli allora? Non è così. Magari così.
No. Non credo. Come si... L'isola larga. No. Ah, forse aspettate lì. Leaf. No. GIF. Sì, ma devi andare a caso, o sbaglio? No, devi seguire per forza i simboli, dai, c'è qualcosa. Allora, vediamo, eh. E ci sono delle lettere. Non posso toglierle da qui, ma posso sovrascriverle, quindi non è un problema. Lì ci sono dei simboli. Allora, prima c'è il rosso. Ok? Prima c'è il rosso. E il rosso vuole tre lettere. E no, aspettate, il rosso vuole questo. Poi questo simbolo qui, immagino. Sì. E tu. Ok. Ora ho capito come si fa. Poi c'è il simbolo grigio che vuole invece. No, aspettate, ho sbagliato, ho sbagliato. Perché il simbolo grigio vuole questo. Questo e questo. Mentre il simbolo blu vuole i pesci, che però non ci sono. Tu. Non può essere giusto. Tranquillo, tranquillo. Tu e tu. Hige. Dai, dai, ci siamo arrivati. E rifacciamo un attimo quello giallo, poi. Con te. Poi il mare. Gerard. Come il defunto fratello Gerard? Sì, non può essere una coincidenza. Hi Gerard, dice. Hi Gerard. Fratello Gerard è morto l'anno scorso. In che modo può essere collegato? È un anagramma con il nome di Gerard. Ha usato il suo nome come abbreviazione. Perché usare il suo nome? Potrebbe essere un anagramma. Non vedo che parola potrei comporre con queste lettere. Dio, Edoc lo saprebbe di certo, infatti. Forse non è un anagramma, fammi pensare. Ha usato il suo nome come abbreviazione? Sono troppe lettere per un'abbreviazione. Possibile che sia un cifrario all'interno di un altro cifrario? Davvero non so. Fammi pensare. Perché usare il suo nome? E perché Hi, Gerard? Non può essere greco. Mai sentito di un italiano o di uno spagnolo di nome Hi, Gerard. Ridicolo. Ok, quindi questo non ci dà però molto. Un momento, forse è sia un'abbreviazione che un nome. Gerard è il nome. A cosa potrebbe riferirsi? H-I, H-I? Haud ignota? No. Inchille lacrime? Oh mio Dio. È molto più semplice. Hic jacet, qui giace, infatti. Qui giace Gerard. La tomba di Gerard. Mi chiedo se c'è un nesso con l'omicidio del barone. Dovrei chiedere all'abate il permesso di riesumare la tomba il prima possibile. Ok, qui abbiamo anche qualcos'altro da prendere, un altro bigliettino. Su questa pergamena si vedono segni molto profondi. Chiunque abbia scritto sulla pagina precedente doveva essere furioso. Oh, buono. Forse potrei passare del carboncino su questa pagina per scoprire cosa ha scritto. Vai. Baron Rockvogel. Ok. Sto usando il controller, è per questo che mi vedete muovermi così tutto storto, eh. Ecco fatto. Vabbè, posso fare così che è meglio, magari. Nemmeno. Stavo provando a usare il D-pad. Ok, fatto. Ah, si legge alla perfezione. È una lettera al barone da parte del priore Ferenc. Ah, Ferenc deve aver scritto qui la lettera che ho trovato nella foresteria. Lorenz stava ricattando Ferenc. E lo stesso testo. È lo stesso testo. Ok. Oh, attenzione. Della cenere. Qualcuno aveva fretta di sbarazzarsi di questa pergamena. L'odore è recente. Probabilmente non è stata bruciata più di un giorno fa. Ora, adesso Ferenc lo torchiamo di domande. Ferenc, salve!
Carissimo Andreas, posso aiutarti? Certo che sì. Iniziamo. Guardate quante cose. Ho trovato uno strano biglietto nel vostro camino. Era scritto con una calligrafia molto raffinata. Ne ho trovate altre con la stessa grafia in giro per Tassing e tutte sembrano essere apparse dal nulla. Cosa ci facevi a casa mia? Non girovagare. Vi ho chiamato e mi è sembrato di sentire qualcuno urlare all'interno, infatti. Temevo che qualcuno vi stesse brutalmente uccidendo, così sono entrato. Beh, la prossima volta non farlo. Preferiteste che vi lasciassi uccidere, priore Ferenc? Sciagurato. Ah! Qualsiasi persona ben educata sa che non si deve curiosare tra le cose degli altri. Non ho nulla da nascondere, una roba. Allora perché bruciare il biglietto? Quello che ne restava era difficile da leggere, ma sono riuscito a decifrare. L'uccello rosso, il mattutino. Era uno strano biglietto che ho trovato sulla mia scrivania dopo essermi svegliato per il mattutino. Non aveva alcun significato per me. Perciò l'ho gettato nel fuoco. Non c'era quando siete andati a dormire? Non l'ho notato. Però Andreas era così piccolo che forse non l'ho visto. Era soltanto un foglietto. Però la grafia era bella, hai ragione. Di certo non era la mano di uno dei fratelli dello scriptorium. Inquietante a dir poco. Vi ricordate cosa c'era scritto? No, solo che avevo trovato il contenuto insensato e inquietante. La parte leggibile parlava di un uccello rosso. Sapete cosa potrebbe significare? Forse la pagina era stata strappata da un bestiario? Non saprei. Il mio sguardo è rivolto al cielo, non agli alberi. Anche se non si vedono molti uccelli rossi quassù. Giusto dei comuni pettirossi o qualche rondine. Comunque non ha importanza, erano soltanto sciocchezze. Un'altra cosa. Chi ha accesso alla vostra casa? Beh, tutti in questa abbazia, ecco perché non le ho fatto la domanda. Cioè, possiamo entrare noi o possono entrare tutti. Perché vuoi saperlo? Era soltanto un pezzo di carta. Non ne sono sicuro, ma ho una strana sensazione. Ho trovato un biglietto simile fra gli oggetti del barone mentre fratello Florian ne esaminava il cadavere. No, non possiamo dirgli questo, scusa. Tanti veniamo sgamati che eravamo lì con lui. Forse dovresti pregare che il Signore calmi il tuo spirito. Così potrò avere un po' di tranquillità. Ma non vi sembra una strana coincidenza? No. Gestiamo uno scrittorium, maestro Mahler, e ospitiamo forse la più grande biblioteca della Baviera. Siamo inondati di pagine strappate. Si moltiplicano come pesciolini d'argento tra le pagine dei nostri libri. Sei soddisfatto ora? Dovrò accontentarmi di questa spiegazione, dunque. Vi ringrazio. Eccellente, abbiamo finito, ma nemmeno per niente. Avrei qualche altra domanda, assolutamente. Mi sono imbattuto in un'interessante lettera scritta da voi. Prima. Ah, non possiamo ancora chiedergli di fratello quello seppellito? Gartner? Dove l'hai presa? Anzi, Gerard. Non dovreste lasciare cose simili in giro. Qualche persona senza scrupoli potrebbe usarle per fini subdoli. Perché tutto questo non promette bene? Non è come sembra. Voleva costringermi a celebrare un rituale per aiutarlo con una certa situazione. Ma ho rifiutato, come risulta ben chiaro dalla lettera. La linea di demarcazione tra chi conosce tali rituali e chi li pratica è sottile come il filo di una ragnatela, priore. Insinuiamo, insinuiamo. Qualcuno direbbe che è solo una questione di tempo prima che la tentazione diventi troppo grande. Non mettete in discussione la mia devozione al Signore, Maestro Mahler. Sono il priore dello scriptorium di Kersau, uno dei pochi rimasti nel mondo cristiano. Per quanto modesta possa essere l'abbazia, la nostra biblioteca contiene opere che si trovano raramente oltre le sue mura e certamente non tutte nello stesso luogo. Per uomini con certi interessi accademici, è forse l'unica sede in cui è possibile incontrarsi e discutere. Ho sempre pensato che fosse una materia di studio perfettamente ragionevole, purché si evitassero certi argomenti. Eppure ha minacciato di denunciarvi all'inquisitore della Chiesa, ma no, perché? È un terreno fertile per le indagini accademiche. L'interesse del barone non era puramente accademico. Quando ha richiesto di passare alla pratica, ho rifiutato. Questo è tutto. L'Inquisizione non è clemente con chi pratica la stregoneria. Lorenz avrebbe potuto farvi uccidere. Infatti. Non ho ucciso io il barone Rotvogel. Puoi anche non crederci, è un dato di fatto e l'arcidiacono comprenderà sicuramente. C'è altro? Ho delle questioni di cui dovrei davvero occuparmi. Avrei qualche altra domanda, certamente. Tanto che questo qui lo torchiamo adesso, eh. Vi siete precipitato allo scrittorium e avete nascosto qualcosa di strano nella vostra scrivania. Chiedo scusa. E perché ti sei intrufolato nello scrittorium?
Che cos'era, una specie di disco? Anch'io so fare domande. Cosa può essere così importante da indurvi ad arrivare in ritardo per la terza? Non mi stavo intrufolando, avevo rovesciato una bottiglia di vernice sul pavimento e stavo pulendo. Se avessi saputo, l'avrei lasciata stare, ma il pavimento dello scriptorium avrebbe bisogno di un po' di colore. Lavoro meglio quando voi e gli altri fratelli vi trovate in chiesa. No, no, continuiamo con la roba della cornice. Questo miserabile ingrato. Cerchiamo di intenderci, maestro Mahler, come due fratelli in Cristo. Assolutamente, priore Ferenc, intendere è una delle mie passioni. Grrr. Lo scrittorium è il mio regno e qui tu non sei altro che un ospite. E finché sarà così non risponderò a te, ma soltanto all'abate. È chiaro? Se mi consentite una domanda, perché non siete voi, l'abate? Ci si arriva per elezione, giusto? I vostri fratelli non vi ritenevano idoneo? Non ho intenzione di parlare con te. Abbiamo finito qui? Per ora statemi bene, priore Ferenc. Addio, maestro Mahler. Ok, guardingo ed evasivo. L'abbiamo torchiato per bene, ora torniamo al cimitero. Tecnicamente ora abbiamo una pala, no? Non possiamo scavare? La tomba di Fratel Gerev è stata violata di recente. Ferenc deve averci sepolto qualcosa. Se voglio capire che intenzione avesse, devo riesumare la bara. Prima però mi serve il permesso di padre Gernot. Scommetto che se glielo chiedessi, Otto mi aiuterebbe. Otto? Sì. Può darsi che fratello Volkbert sia disposto a darmi una mano. Permesso di padre Gernot non ce ne frega assolutamente nulla. 8, 8, 8, 8. È lui il nostro uomo. Allora, torniamo nel chiostro. Salve, Sabbat. Andreas, mi dispiace per quello che sta succedendo a fratello Piero. Non lo conosco bene, ma fatemi credere che possa aver ucciso il barone. Non è stato lui, e io scoprirò chi è il colpevole. Pregherò affinché ci riusciate. So che potrebbe non essere una vostra priorità, ma avete riflettuto sulla mia proposta di mangiare insieme agli abitanti della città? Il Vangelo dice non di solo pane vive l'uomo, ma di tanto in tanto un po' di pane ci vuole. Devo continuare a indagare sull'omicidio del barone, magari più tardi. Certo, parlerò con Grete per capire chi vuole invitare. Dove ci incontriamo? Al santuario di St. Moritz. Ci vediamo lì. Arrivederci. Ok. Oh cielo, Andreas. Sì? Mi avete portato tutte le madri di Tassing con i loro figli? Beh, no, non penso che siano proprio tutte. Helena Pfeiffer non è potuta venire. Nelle sue condizioni sarebbe stata una lunga passeggiata. E secondo Eddie, o Teddy? Eddie forse? Hans è troppo grande per i racconti. Racconti? Potrei aver detto qualcosa sui vostri libri. O i racconti della tua terra d'origine. Vai, racconti la tua terra d'origine. Ecco quella che è la moglie dello stampatore. A me piacciono i racconti. Sì, forse un po' troppo. Ah, va bene. Vi narrerò un racconto, ma prima preghiamo insieme e mangiamo. Oh, Signore, grazie per averci riuniti. Così come hai unito Gesù ai suoi discepoli sulla via di Emmaus. Spezzando insieme questo pane, ci riconosciamo l'un l'altro come cristiani e ci rallegriamo della salvezza che ci hai donato. Amen. Che a tutti che dicono Amen. E ringrazio voi e vostro marito per questo pane, Gret. Il mio Urlik dice sempre che il pane unisce le persone. Non saprei, potrebbero essere guai a Tassing se doveste rimanere a corto di segale. Mi è mancato questo pane quando ero a Firenze. No, no, puntiamo sul corto di segale. Allora, iniziamo a mangiare. Abbiamo solo pane e formaggio? Beh, iniziamo a mangiare il formaggio. Ah, voi. Ah, voi e padre Thomas adorate quella segale. Adoro il cibo dei contadini. Ne sono lieta. Il nostro cibo ha l'approvazione di un norimberghese, signore. Oh, sapete cosa intendo. Stavamo solo scherzando, Andreas. Nel mio paese abbiamo un pane che chiamiamo iniera. È sottile, rotondo e largo e ci mettiamo sopra del cibo. Lo mangiamo con quasi tutti i pasti. Come voi amate il pane della vostra casa, così a me manca il mio. Che mangiamo il pane di segale. Oh, qual è la ricetta? Forse potremmo farlo. Grazie, ma non sarebbe possibile.
Usiamo la farina di teff, una farina molto fine che non cresce qui. Sicuramente un giorno tornerete a casa e potrete fare il pieno. Se questa sarà la volontà di Dio, sì. Ma forse arriverà anche il giorno in cui mi mancherà la segale di Tassing. È il grande pericolo che deriva dalla benedizione del viaggio, vivere una vita in sospeso tra diversi mondi. Le mandorle, vai. Basta parlare di pane, è così noioso! Infatti, diglielo Bertold. Pane, boh. Non essere scortese, Bert. Avevo promesso che avrei raccontato una storia. Avete mai visto una Bibbia, figliuoli? Quella di Padre Tom. Sì, Padre Thomas ne ha una, è enorme. Il mio papà ne ha una, è stata stampata a Bamberga. Molto bene, questa è la Bibbia che ho portato per l'abate. Andreas, qual è la storia della Bibbia che più ti piace illustrare? Allora, Adamo ed Eva, Giacobbe, l'Annunciazione. Elia il carro di fuoco, Cristo che viene deposto dalla croce. Mettiamo Adamo ed Eva, va. Sì, il principio di tutto, la caduta dell'uomo. Non dobbiamo dimenticare cosa abbiamo perso nell'Edeno. Ora, figliuoli, conoscete la storia di Gesù che alimenta le moltitudini? I pani e i pesci! La mia mamma e il mio papà fanno il pane. Io sono Ralph. Questo racconto è tratto dalla nostra Bibbia. È la storia di come Gesù sfama migliaia di persone con 5 pani e 2 pesci. Perché hanno tutti la pelle marrone? Perché nel mio paese d'origine tutti hanno questa carnagione. Perché? Perché siamo tutti come Dio ci ha creati. Tassing ti sembrerà grande, ma il mondo è molto più vasto di quanto possiamo immaginare. Nel mondo ci sono tanti popoli di tanti colori diversi. Ci sono posti in cui nessuno assomiglia né a me né a te. Davvero? È vero. A Venezia ho visto persone provenienti da tutto il mare, da tutto il Mediterraneo. Non solo come fratello Sebbat, ho visto popoli di luoghi e culture diverse, anche più remote. Persiani, Mori, Ottomani, ognuno con la propria lingua, le proprie usanze e un modo unico di vestirsi. Fratello Sebbat, conosci il barone che è stato assassinato? Bert! È saltato fuori mentre ero in visita ai Draker. Avevo bisogno di qualcuna con cui parlare. Penso che sia abbastanza grande per comprendere la morte. Scusa, Marie. Non c'è bisogno di scusarsi, non possiamo proteggerli dal mondo per sempre. Non lo conoscevo, Bert. Ma tu conosci la storia di Lazzaro? Ma basta con queste storie della Bibbia. No? Era un amico di Gesù, si era ammalato ed era morto. Morto! Tabet. Ma Gesù portò i suoi seguaci alla tomba di Lazzaro. Pregò Dio e quando aprirono la tomba, Lazzaro riemerse, tornato dai morti. Gesù può far resuscitare le persone? Sì, Bert, un giorno Gesù ci farà resuscitare tutti. Tutti coloro che sono vissuti e morti si riuniranno e risorgeranno nel giorno del giudizio. Ah, mi ha rubato il cappello. Non abbiamo fatto niente noi. Non dire nulla. Ma dai, ma mica così dolce, ma cosa vuoi dirle? Ma scusa. Anche i romani? Sì, anche i romani. Perché hai chiesto dai romani? Perché ne ho visto uno uscire dalla tomba, come Lazzaro. Che cosa intendi, Paul? Il fantasma che abbiamo visto anche noi in uno degli episodi precedenti, magari? Beh, sì, le rovine sotto il mulino sono romane, e sono tutti morti molto tempo fa. Ma ne ho visto uno uscire l'altra sera. Era vestito di bianco, come Lazzaro. Sì, è il fantasma che abbiamo visto anche noi. Basta con le bugie, Paul, e non dovresti andare lì di notte. Andreas. A cosa si riferisce? Qui abbiamo un botto di opzioni. Non lo so, è preoccupante a dire il vero. Forse ho visto qualcosa di simile l'altra sera. La Chiesa riconosce che gli spiriti esistono, separatamente dalla carne. Forse è possibile.
Conosco test e rituali che un uomo istruito potrebbe usare per tentare di evocare uno spirito. Forse era solo qualcuno che se ne andava in giro furtivamente dopo il tramonto, spinto da cattive intenzioni. No, evocare uno spirito. Perché qualcuno dovrebbe fare una cosa del genere? Potrebbero esserci molte ragioni, alcune più oscure di altre. Ah, chiedo scusa, signore, ma vi ringrazio per aver condiviso un pasto con me oggi. Presto partirò per Roma, ma sono felice di aver trascorso un po' di tempo con voi e i vostri figli. Grazie, fratello Sebat, è stato meraviglioso. Non dimenticate di fermarvi al panificio prima di partire. Sono sicura che mio marito vorrà salutarvi. Sarà fatto. Dio vi benedica tutti. Ok, ed ora è... Ancora un giorno abbiamo, ok. È ora di tornare al lavoro. Eh sì. Però prima di andare al lavoro vorrei andare a parlare a Suor Cecilia. E voglio trovarla però. Casa della priora, dai, dimmi che è qui dentro. Eccola, eccola. Tu adesso parli però, vero? Sì, parli. Dio ti benedica, Andreas. Dio vi benedica, madre Cecilia. Posso esserti utile in qualche modo? Ho bisogno di parlarvi di nuovo del barone, di come siete allontanata con le sorelle, di come vi siete allontanate dalle sorelle quando è arrivato. Oppure ho bisogno di parlarvi di Suor Matilda. Beh, tanto lo potremmo fare entrambe, no? Dato che il barone è stato appena assassinato, direi che è opportuno indagare sul possibile movente. Perché? Non ti fidi del giudizio dell'abate? Non è il giudizio dell'abate che conta, ma quello dell'arcidiacono. Anzi, sarebbe stato meglio se avesse detto quello di Dio. Avrebbe fatto più effetto. Verissimo, ma devi portare avanti le tue indagini con cautela. L'abate non vuole assolutamente che qualcosa o qualcuno interferisca con le indagini dell'arcidiacono, te compreso. Allora, aiutatemi. A fare cosa? A incolpare qualcun altro per il delitto? Sapete che non è stato Piero a uccidere il barone. Deve essere opera di qualcun altro. Non condannerò a morte qualcun altro. Il compito di condannare spetta all'arcidiacono e a Dio, non a noi. Non commettiamo alcun peccato nel portare alla luce la verità. Io non sono altro che un'umile suora. Perché credi che possa aiutarti? Voi sapete meglio di chiunque altro cosa succede in questa abbazia. Lusinghiamola un po'. Meglio dell'abate? Abate considera solamente i fratelli. Devi vegliare sulle sorelle e scoprire che cosa sta accadendo ai fratelli. Vero. E va bene, avevo le mie ragioni per essere preoccupata per la presenza del barone Rothvogel. Beh, questo ora lo sappiamo perché abbiamo già parlato con Matilda. Durante la sua ultima visita, il barone ha causato danni irreparabili a una delle sorelle. Danni talmente gravi da costringerla a lasciarci per qualche tempo. Si trattava di Suor Matilda? Matilda mi ha raccontato. Bene che almeno ci sia un'interazione qui in cui... Ma certo. Ciò che è accaduto a Suor Matilda è davvero tragico. No, non ci ripete tutto. Lorenz, il barone, provò a sedurre Suor Matilda. Lei lo respinse ripetutamente, che okay, ce lo racconta comunque. Così, una mattina, la aggredì nei pascoli mentre andava in città. La trascinò nel bosco. Suor Matilda è una donna forte, ma la sua resistenza fu soffocata con violenza. Quando i pellegrini diretti al santuario la trovarono, era stata picchiata così brutalmente da riuscire a stento a muoversi. Non dire nulla. Per quanto l'aggressione fosse stata terribile, sapevo che portarla all'attenzione di padre Mattias lo avrebbe messo in una posizione molto scomoda. Il barone non avrebbe subito conseguenze, ma l'abate avrebbe ripudiato il suo patrocinio. Nascosi l'identità dell'assalitore al padre abate e feci trasferire Suor Matilda in un eremo vicino Mittenwald. È rimasta lì, affidata alle sorelle, fino a quando non si è ripresa abbastanza da poter tornare. Credete davvero che l'abate non avrebbe preso nessun provvedimento contro il barone? No, sono più che certa che lo avrebbe fatto, e in questo modo avrebbe messo a repentaglio l'esistenza di questa comunità. Cercate di capire quanto sia difficile per me, una donna che crede... una donna... Per una donna credere che qualsiasi uomo, specialmente un nobile, possa essere ritenuto responsabile. Non vado fiera di ciò che ho fatto, Andreas, ma quel che è fatto è fatto. Come si è sentita Suor Matilda rivedendo il barone a Kersau? Andreas, se vuoi che ti dica che secondo me è stata Suor Matilda a uccidere il barone, sappi che non lo farò. Vederlo è stato difficile per lei, ovviamente. Difese la sua virtù dal barone, ma riportò ferite gravi.
Il suo corpo si riprese in fretta, la sua mente non so se si riprenderà mai. Lotta ancora contro di lui, nei suoi sogni. Si sveglia di notte, urlando, marida di sudore. Quindi sì, questa storia l'ha decisamente provata, e ne porta ancora i segni. Quindi non significa che volesse uccidere il barone. No, questo non significa che volesse uccidere il barone, e di certo non vuole dire che lo abbia fatto. Suor Matilde è una fedele serva e amica di Cristo. Lo crede veramente? Anzi, lo credo veramente, Andreas. C'è un motivo essere rispettata e amata da tutta questa comunità. Molto bene, grazie, Madre Cecilia. Andreas, se vuoi ringraziarmi, non menzionare il nome di Suor Matilda all'arcidiacono, va bene? Non avrebbe mai potuto fare una cosa simile. Solo perché lo credete voi non significa che le cose stiano necessariamente così. Naturalmente, non menzionerò Suor Matilda, non penso che sia stata lei, quindi è inutile parlarne. Che qui dentro non c'è nulla. Vediamo un po' se invece di qui si può passare. No. Qui dentro ci sarà qualcuno? Nemmeno. No, non si può andare. A questo punto, ragazzi, tomba. Tomba Roli, dobbiamo andare a cercare Otto. E parlargli della tomba. Già che ci siamo, diamo un'occhiata di qua. Foresteria. Ah, guarda quanta gente c'è qui. Salve, Dama Salomea. Non parli, peccato. Vediamo se c'è qualcuno da questa parte. Oh, si può andare qui? No, casa dell'abate bloccata. Peccato, peccato. A questo punto torniamo in città. Ci serve Thomas, ragazzi. Salve, Till. Niente, non mi dici niente. Però abbiamo scoperto che nella foresta è successo qualcosa. Non è che magari loro sanno, chi vive qui nella foresta sa cosa è successo? Vediamo se c'è qualcuno qui. No, qui non c'è nessuno. Cascata, andiamo a vedere verso la cascata. Abbiamo beccato qualcuno di nuovo. Vecchio Otto. No, non ci dice nulla, peccato. Vediamo se nella miniera di sale c'è qualcuno. La vecchia miniera di sale di Tessing. Ok, Tassing, scusatemi. No, non c'è nessuno qui. Allora, a questo punto andiamo a cercare Otto, non il vecchio, ma quello normale, quello giovane. Però andiamo anche a vedere se qui sanno qualcosa. Salve Lercio. Lercio infatti ci può dire qualcosa. Serve qualcosa, Maestro Maler? No, grazie. Ah, non ci può dire nulla. Niente, allora. Vaxlav? Nemmeno. Peccato. Speravo che col fatto che avevamo scoperto appunto che era successo qualcosa nella foresta, loro potessero magari dirci qualcosa. Salve, Thomas. Niente. Proviamo ad andare al mulino? Allora. Salve, Paul. Ciao. Paul, giusto? Non credo di aver mai parlato con te. Io sono Andreas, sono ospite dei Gärtner. Oh, tu non sei un contadino. Come mai vivi con i contadini? Mi permettono di stare da loro mentre lavoro nello scriptorium dell'abbazia. Sei un monaco? A volte vorrei esserlo, però no, non lo sono. Sono un miniatore. Oh, cioè fai dei disegni? Disegni, dipinti, calligrafia, tutto ciò che finisce tra le pagine di un libro. Oh, quindi come guadagni i soldi? Cosa? L'abbazia mi paga, ovviamente. Quello del miniatore è un lavoro a tutti gli effetti, un po' come lo è il mugnaio, per esempio, ma è anche una vocazione. La bellezza mi avvicina a Dio. Io non. Mio padre dice che disegnare è una cosa stupida e inutile. Tuo padre si sbaglia, oppure? A te piace disegnare, Paul? Sì. Più di ogni altra cosa, ma devo farlo dove papà non può vedermi. Si arrabbia moltissimo. Anche a mio padre non piacciono alcune delle cose che faccio. Ecco perché non glielo dico. Posso confidarti un segreto? Non c'è nulla al mondo che mi farebbe più piacere, giovane maestro Müller. A volte disegno sulle rovine, nel pascolo. Dove papà non può vedermi. Ecco di chi erano i disegni sulle rovine che erano tutte scarabocchiate.
Gli antichi romani sarebbero fieri di te. Loro adoravano deturpare i monumenti. Non so cosa vuol dire. Non preoccuparti. Cosa disegni? Dei gatti. La mamma. Non so cose. Forse non dovrei parlare con te. Papà non ne sarebbe felice. Già, probabilmente hai ragione. Me ne vado. A presto, Paul, e mi raccomando, continua a disegnare, d'accordo? Lo farò. Ciao. Ok. Salve, Els. O Else, buongiorno. Perdonatemi, ho dimenticato il vostro nome. Così mi ferisci. Chiamami Andreas. Spero di poterti chiamare Else. No. Voglio dire, no, per favore. Non dove mio marito potrebbe sentire. Molto geloso il marito, eh? Era solo una battuta innocente. Mio marito non si diverte con battute del genere. Dovrebbe rilassarsi un po'. Tutti meritano di vivere un po'. Non tutti. Io ho sentito che Clara ed Eva ospitavano un artista a casa. Deve essere molto eccitante. Ammicca, per loro o per me? Andreas! Oh, volevo dire, vivere in una fattoria insieme alla gente del posto. Deve essere una vita movimentata, no? Solo quando Peter inizia a sproloquiare sulle gabelle del mugnaio, cosa? Solo quando il vecchio Peter si sveglia e non riesce a trovare il vaso da notte. Vai, questo è il vecchio Peter. Ursula porta un po' di gioia alla famiglia, però. Una bambina davvero adorabile. Ho parlato con tuo figlio, Paul. Sembra un bravo ragazzo. Paul è un tesoro, ma è così timido. Prego il Signore che un giorno possa benedirci con una figlia. Els! O Else. Hai finito di cianciare? C'è del lavoro da fare. Oh no. Sono spiacente. Devo tornare al mio lavoro. Naturalmente. Chiedo scusa per il disturbo. Arrivederci. Arrivederci. Ok, accarezziamo anche Staub. Bellissimo cagnolone. Non possiamo entrare nel mulino, vero? No. Però possiamo parlare con Lennart. Buon pomeriggio. Siete l'affittuario dei Gärtner, vero? Come fate a saperlo? Sembrate un uomo che capisce l'importanza delle apparenze, ma anche lui ha sviluppato eloquenza, scusate. Al contrario dei Gärtner. Sono agricoltori, vi aspettate che si comportino da nobili? In effetti è gente rustica. Eva è l'unica tra loro con un po' di cervello. Lei sì che è una ragazza intelligente. A proposito, come sta? Sta bene, perché? Solo curiosità. Un tempo era lei a portarmi l'orzo. Ma ora Peter insiste a consegnarmelo personalmente. Peccato, aveva mostrato una certa curiosità per il mulino. Speravo di coltivare il suo interesse. È un bel mulino. Ha qualcosa di speciale? È l'unico mulino a vento in Baviera, lo sapevate? Costruito nei minimi dettagli in base alle specifiche olandesi. La gemma delle Alpi, ma nessuno dei bifolchi ignoranti qui sa apprezzarlo. Non credo proprio che hanno questioni più impellenti, anzi che abbiano questioni più impellenti. Certo, sono sicuro che il problema sono i contadini. No, abbiano questioni più impellenti, dai, via. Alla prossima, Mahler. Ok, abbiamo anche parlottato un po' con questo tipo. Andiamo alle rovine romane. Ora che abbiamo scoperto magari chi le ha disegnate, possiamo interagire con qualcosa? Questi devono essere disegni di Paul. Ok, è cambiata la descrizione, ma non possiamo comunque interagire. Mentre qui. È crollato, ok, niente da fare. A questo punto abbiamo esplorato anche il mulino. Direi di tornare e andare dalla vedova. Quanta gente che c'è qui? Non possiamo entrare qui, però possiamo parlare con Kat. Salve, maestro Mahler. Scusate il disturbo, ma avete visto Martin di recente? Non si sentiva bene, così l'ho lasciato dormire fino alla prima. Ma quando sono tornata a vedere come stava, era sparito. L'ho visto giovedì mattina, oppure mi spiace, Kat, non l'ho visto. In effetti ho visto Martin, quel teppista infame.
Dobbiamo. Martin lo ciocchiamo, non mi interessa, lo tradiamo in continuazione. Stava correndo attraverso il pascolo mentre mi dirigevo all'abbazia alla prima. Ma diceva di essere malato. Cosa ci faceva nel pascolo? Non ci va mai. Quando ci va, inizia sempre a starnutire. Sembrava che stesse scappando dall'abbazia. Perché me lo chiedete? In passato gli è capitato spesso di compiere scelte sbagliate. Come rubare? Il servo del barone Rothvogel crede che Martin possa aver rubato alcuni degli anelli del signore. Per l'amor di Dio! Immagino che sia andato a rivenderli da qualche parte. Oh, Martin, come hai potuto? Sapete dove potrebbe essere andato? L'ultima volta che è scappato si è recato a Innsbruck. Ma non saprei, non saprei. Potrebbe essere ovunque. E se venisse assalito sulla strada? Sono sicuro che starà bene, Kat. Prego Dio che voi abbiate ragione. Chiedo scusa, questo non è un problema vostro. Grazie per aver parlato con me. Volevate chiedermi altro? Non voglio abusare della vostra gentilezza, ma se non è chiedere troppo, fatemi sapere se vedete Martin, per favore. Sono così preoccupata per lui. Certo, Kat. Grazie, maestro Mahler. Statemi bene. Ok. Salve Brigitta. Vi augurerei una buona giornata, Andreas, ma temo che sarebbe una bugia. Avete saputo? Il barone Rothvogel è stato assassinato all'abbazia. No, è successo qualcosa? Martin è scomparso. Kat è fuori di sé. L'ho visto fuggire dall'abbazia giovedì mattina, subito dopo l'assassinio del barone Rothvogel. Mi spiace sentirvelo dire, dove è andato? No, no, mi dispiace. Può darsi che lo sappia Kat. Lui parla più con lei che con me. Anche se sono sua moglie. Ah, questa è la moglie. È vero che lui si era sposato e aveva già un figlio. È vero. Mi dispiace, sono sempre stati vicini. Dovevano esserlo per forza per resistere. Forse dovrei parlare con Kat allora. Può darsi che Franz sia in grado di dirmi qualcosa di più. Oh, ah, io non. Beh, fate ciò che ritenete giusto. Franz è un uomo complicato ed è anche molto duro con Martin. Ha reso complicato anche lui. Così complicato da poter commettere un omicidio. Ma lui continua a pensare che sia stato Martin ucciso. Ma no, cioè. No, no, c'è una nuvola nera sopra Martin. Ma piove solo su di lui. Non farebbe mai del male a nessuno. Non è possibile. Di cosa state parlando? Nulla, era una domanda stupida. Scusate se vi ho disturbato. Ora è meglio che torni alle mie faccende. Franz si arrabbierà se mi vede con le mani in mano. O se mi vede parlare con un uomo non sposato. Ma certo, se Dio vuole. Presto Martin tornerà a casa, sicuro. Lo farà. Devo confidare nella provvidenza. Statemi bene, Andreas. Statemi bene, Brigitta. Ok, allora parliamo pure con Franz. Ehi, Mahler, hai visto mio figlio? A dire il vero, l'ho visto fuggire dall'abbazia giovedì mattina. Quel topo di fogna. Quando sono andato ai campi, l'ho visto che dormiva. Il fannullone aveva detto a sua madre di essersi ammalato. Ti ha detto qualcosa? Dove stava andando, ad esempio? Mi ha detto di andare a farmi fottere, in realtà. Dio santo, quante volte gliel'ho detto. Grrr. Deve essere l'influenza di sua madre. Di certo non è da me che ha imparato ad assumere quell'atteggiamento. Se lo vedi di nuovo, potresti avvertire, Kat? Mi sta facendo impazzire. Se lo incontro, lo farò sapere a Kat. Bene. A più tardi, Mahler. Ci vediamo. Ok. Sinceramente a me di Martin interessa poco o nulla, cioè. Un tempistello. Possiamo riparlare a Kat? Chiamatemi Andreas. Come va con l'umidità, Kat? Come? Oh, la pioggia. In primavera ci sono un sacco di temporali. Certo, provocano disagi, ma a me piacciono, anche se sembra strano. Chiedo scusa, ogni tanto mi capita di parlare a sproposito. Come? Non avete chiesto la mia opinione, quindi non avrei dovuto esporla. Mi fa piacere conoscere la vostra opinione sul tempo, Kat. Vi prego, continuate. Va bene. Mi piace ascoltare i suoni della tempesta, sentire il vento che ululo tra i passi di montagna. È come se Dio in persona scendesse sulla terra. È terrificante, ma al tempo stesso emozionante trovarsi al suo cospetto.
Oh, come ti è venuta una simile ispirazione? Di solito siete così riservata. Oh, non è niente, è solo ciò che mi passa per la testa. Avevate bisogno di qualcosa? Volevo solo sapere come stavate. Oh, sto bene. Stavo giusto andando a controllare le pecore. E come stanno le pecore? Fate molte domande, maestro Mahler. Andreas. Sono un uomo curioso. Oh, scusate, non volevo offendervi. Gli agnelli stanno per nascere. Così abbiamo tosato le pecore, pulito la lana. Ora dobbiamo solo intrecciarla. Mi sembra un sacco di lavoro. Sì, però non mi dispiace. Posso vedere mia cognata Eddie e sua figlia. E le Gethryn? Mi piace stare fuori casa. Caspita, un vero e proprio pollaio. Spero che non passino volpe. Perché le volpi cacciano e mangiano le galline? Come gli uomini? È una battuta, stavo facendo una battuta. Sì, ho capito la battuta. Ma non avete riso? Ah ah ah, come non detto. Filate tutte insieme? Sì, insieme si lavora più rapidamente. E la conversazione è sempre vivace. Voi? Vivace? Oh, non io, ma le altre. È bello, accogliente, familiare. Vi andrebbe di venire a osservare la filatura? Mi piacerebbe. Bene, saremo a casa di Johann Bauer. Vieni al mattino o al pomeriggio e parla con Johann. Sarà lì per osservare. A volte viene anche Otto. Dovrei tornare al mio lavoro. È stato bello parlare con voi, Andreas. Altrettanto, Kat, statemi bene. Ok, abbiamo pure l'invito alla firanda. E direi che per questo episodio è anche tutto. Nel prossimo andremo sicuramente a parlare con Otto. Magari andremo anche a osservare le allegre signore e filare la lana. E sicuramente porteremo avanti il mistero dell'omicidio del barone Rotvogel. Io quindi vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Graciosphere è tutto. Al prossimo video.